Vi sfido a capire cos'è che non va in questa foto. A prima vista potrebbe sembrare normale, una bella coppia che si sta facendo uno scatto. E invece no, e non so se ci avete fatto caso, ma là c'è un bambino. Bene, queste sono il genere di foto che oggi andremo a vedere insieme. Adesso ci devono spiegare che cosa ci fa un panda al volante di un autobus. Che cosa? Sembra Po di Kung Fu Panda, e lui sta guidando. Allora, questi sembrano i pinguini di Madagascar, sono uguali. Ok, qui non... Oddio, ragazzi, c'è un goblin! Sono gli elfi oscuri, si nasconde là sotto! Questa credo che sia la foto più imbarazzante che abbiate mai visto. Perché, guardate, si è fatto la pipì sotto! Oh, sarà un bicchiere d'acqua, ma non vedo nessun bicchiere là vicino, quindi credo che sia la pipì. Ok, vi confesso che per capire cos'è che non andasse in questa foto, ci ho messo più di mezz'ora. E quando ve ne accorgerete, direte... Cosa? Questa collana che vabbè. Invece no, è sotto al naso. Guardate. Ehi, ciao, come va? Tutto bene? Quella, se si mimetizza a scuola, non verrà mai interrogata, mai proprio. Allora, in questa immagine c'è la prova che i camaleonti umani esistono. Perché questa ragazza, non questa, l'altra, ha lo stesso colore della sabbia. Sa, è la sabbia. Quando guardate la televisione, non fate caso a quello che c'è in primo piano, ma guardate lo sfondo. Per esempio, oddio che schifo. Ehi, vuoi adorare le mie caccole? Ti piacciono? Ma che schifo, vai via. Allora, chi porti al ballo di fine anno, Vittorio? Io, eccomi qua, presente, sono io. Questo sì che si chiama tempismo. È un codino sul codino. Questa foto fa paura e ridere allo stesso tempo. Perché, ok, tu dici, ah, che bella stanza, no? Cosa vuoi che ci sia di strano? Poi, ti rendi conto che ci sta questo che ti sta guardando. Guardando. I cani sono divertenti. Ok, queste persone stanno festeggiando Vittorio che non riesce a trovare niente nella foto. C'è un succo di frutta, ci sono dei cappellini simpatici. Oh no, quello cos'è, raga? È un alieno. Il telecomando sembra ok, il presa, il televisore ha qualcosa. Perché il televisore? Oddio, c'è un gatto nero. I gatti si mimetizzano meglio di noi prima dell'interrogazione. Qui sembra che... oddio. Allora, i mobili credo che siano ok. Qua a terra, cos'è questa cosa strana? Non è cosa? È dello stesso colore del frigo, è più nero di quel gatto che abbiamo visto prima. Una ragazza felice, un ventilatore che non funziona. Vabbè, no, questo deve essere per forza photoshoppato. Una persona non può respirare là sotto. C'è questa cosa che sembra un cane. No, sono le chiavi. Si è dimenticata le chiavi fuori dallo sportello. Oddio, questa me la ricordo, ma non mi ricordo cos'è che non va. Cioè, la cosa più importante, Tony, ma cosa c'era che non andava qua? Non voglio arrendermi, però voglio vedere cosa c'è. No, sentite, basta, mi arrendo. Oh, è un sigaro conficcato nelle rocce. Allora, questo è un motore di una macchina. Non sono un meccanico, quindi non so cosa ci sia di strano. No, vabbè, c'era un cane per tutto questo tempo e io non me ne sono accorto. Ma era facile da vedere. Allora, i capelli di questa ragazza hanno qualcosa che non va. Perché queste persone stanno ridendo? Ma perché sono così scemo che... Aspetta un attimo, ma quello è un ragno? Ma questa ragazza è impazzita. Come fa a mantenere tutta quella calma? Allora, qua c'è un bel macello che sarà parecchio complicato, eh? E c'è una persona che ci sta guardando in modo stranissimo. Queste sono il genere di facce che fanno ridere, non so perché. Le gambe sono leggermente strane. Ma perché non vedo niente? E poi dopo quando giro mi sembra... Cavolo, cosa c'è che non va? Non esco... Oddio no, sembrano delle facce di bambini. Queste sono quel genere di foto che sono fighe da vedere. Un motorino, delle persone, una ragazza che fotografa. È uno Slenderman. Allora, nella maggior parte dei casi, quando c'è una foto in bianco e nero, vuol dire che preparatevi che c'è qualche mostro o fantasma. Allora, che belle queste bambine. Sono abbastanza terrorizzato, quindi... Ok, c'è una bambina che ci sta guardando in un modo stranissimo. Allora, ragazzi, questa ce la faremo. Vediamo una squadra che sta esultando e... Che cosa? Quello è nudo? Si sta facendo la doccia. Ok, questa fotografia sembra essere un po' contorta. Perché, come dire, c'è il cane nel passeggino e i bambini hanno il guinzaglio. Gente, sto guardando da mezz'ora questa foto e ho tagliato, ma non riesco ancora a capire cosa c'è che non va. Cioè, voi avete...
No, oh, l'ho visto. Oddio. Guardate, ci sono delle mutande. Chi sta facendo la foto in slip? Allora, questa è la prima volta che la vedo e sto cercando di capire cos'è che non va. Le gambe mi sembrano a posto. Vedo un sandalo là sotto, forse è quello? No. Cosa? Non ci posso credere, la maglietta. È bellissimo questa cosa. Vedo nulla di strano. A parte, vabbè, la faccia di questo tizio, che è bellissima. Che le di granchio. Non lo so, mi arrendo. Che cavolo. Oddio, c'è una persona nascosta dietro quel cespuglio. 30% di sconto su tutto quanto. Perfetto. Le facce ci sembrano normali. Lo stivale apparentemente sembra a posto. Anche le giacche no. Non so voi ragazzi, ma c'è qualcosa di strano. Come fa questo tizio ad avere due braccia? Questa sarà la sua mano sicuramente, ma allora quella mano di chi è? Siccome siamo in natura, dovrebbe esserci qualche animale. Legna, alberi, foglie. Ah sì, qua c'era un gatto. Ce lo ricordavamo questo perché già l'avevamo fatto in passato. Bene, stanno intervistando questo tipo e sullo sfondo non vediamo niente, quindi credo che sia davanti. L'anello ok, la giacca ok. Cosa? Il computer è capovolto? Oddio, ha la tastiera a posto dello schermo e lo schermo a posto della tastiera. Ed è in diretta TV. Questa pure è vecchia. Ma quanto è bella quella ragazza che sta cadendo dalle scale. Immaginatevi il secondo dopo questa foto. Qui bel taglio di capelli, devo dire. Bel tatuaggio. E aspetta, perché quel cane sta bevendo dalla tazza del gabinetto? Una carrozza di un treno, un cappello bellissimo, degli occhiali 3D, perché quel tipo ha degli occhiali 3D? Ok. No, avete presente quando il mago avvicina la mano al vostro orecchio e fa così? Oh, una monetina, esatto. Perché quello ha una moneta nell'orecchio. A far ridere sta cosa. Ok, questa ce la faremo. Sono bellissimi questi cuccioli di puma, dovrebbero essere di puma. C'è un cactus, un ombrello stupendo. E là c'è la mamma. Sì, che ci sta guardando. Adesso vi sbrano. Pensate, state camminando nella foresta tutti tranquilli e a un certo punto inciampate su questo. Cosa? Non vedete niente? No, c'è un serpente là, c'è ma cosa ce ne accorgiamo? Ci camminiamo sopra ed è la fine di tutto, di tutto. Si vede che in questa scuola insegnano poca educazione. Perché sì, vabbè, a parte loro, c'è questo ragazzo che sta mandando letteralmente tutti a quel paese. Quando vedrete quello che c'è di strano in questa foto urlerete. Aula universitaria, gli studenti ascoltano o quasi, e mentre accade tutto questo là c'è una pecora che ci sta guardando. C'è una pecora in un'aula. Il supermercato fa sempre venire fame, però cosa ci fanno dei cani là nell'angolo, anche se sono stupendi? Credo che sia questa la cosa stacco. C'è un bambino che si crede Hulk, guardalo. Adesso spacco tutto. Qualcuno di voi riesce a capire che cosa ci sia in quella finestra? È una mummia. Cosa? C'è più ordine in questo garage che in questa camera. Questa macchina ha qualcosa di strano. Ma che... Oh, c'è un gatto sopra la ruota. Ma non sta un pochino stretto? Perché si mette lì? Ragazzi, c'è una giraffa che si mimetizza perfettamente con l'albero. È l'albero. Speriamo che non mi veda. Speriamo che non mi veda. Ecco. Due domande. Perché quel ragazzino non ha i pantaloni? E due, perché non fa niente per tirarseli subito sopra? Guarda, sembra felice che stia senza pantaloni. Anche questo, con l'aria seria, gentile. E poi guarda, anche lui non ha le braghe. Ma è una moda. Invece qua... Ma è una maledizione! Ma allora tutto il mondo è così? Cosa sta succedendo? Poi ci sono queste ragazze tutte felici e noti questa cosa. Voglio darvi una chance. Scrivete cosa avete notato di strano e spaventoso, perché è anche spaventoso in questa foto. Vediamo un pochino cosa esce. Cosa ha questo tizio sul braccio? Non dovrebbe essere la cosa strana della foto, ma ci... Ok, l'abbiamo visto. C'è un sedere. Bene ragazzi, adesso devo andare a mangiare la frittata, quindi niente, vi lascio con gli altri video di Zio Vittorio. Vi voglio bene e noi ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao.